grazie per aver accettato l'invito a trascorrere qualche ora insieme a noi. È una giornata speciale, è la giornata di Believe. La parola quindi a Corrado Passera, CEO and founder di Illimity. Perché l'abbiamo chiamato Believe? Perché noi ci crediamo molto a quello che stiamo facendo. È direttore del mensile di Geopolitica Domina. Do la parola a Dario Fabbri. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quindi di che cosa parlerò? Mi concentrerò inevitabilmente, e noi, sulla guerra d'Ucraina e come questa possa essere considerata, se fossimo in un linguaggio da serie televisiva, uno spin-off della competizione fra Stati Uniti e Cina. Per capire come poter sostenere le PMI fortemente colpite dall'aumento del costo dell'energia, ci facciamo aiutare da una ricerca. Enrico Ferraresi, partner di Deloitte. Ferraresi, buongiorno, benvenuto. Innanzitutto un ringraziamento ad Illimity per averci invitato a presentare alcune analisi e considerazioni su un tema così delicato. E quindi diamo il via alla prima tavola rotonda, strumenti finanziari a supporto della transizione energetica. CERVED ha realizzato uno studio sul potenziale di produzione del fotovoltaico nelle aziende. Ecco qui Andrea Mignanelli, amministratore delegato di CERVED, per parlarne. Ci sono ampie dimostrazioni che la sostenibilità va di pari passo con la sostenibilità finanziaria. Per chiudere la mia parte volevo invitare sul palco gli attori della seconda tavola rotonda. La seconda e ultima tavola rotonda, fonti rinnovabili e mobilità green, come le banche ripensano il loro ruolo. Allora è con grande piacere che invito a salire sul palco Francesca Zarri, che ci porterà nel mondo dell'energia del futuro. Quando si parla di energia del futuro, di energia delle stelle, un po' sogniamo, no? Quindi parliamo di questo. Per i saluti finali mi piacerebbe invitare sul palco in questo momento la presidente di Illimity, Rosalba Casiraghi. E ci salutiamo, grazie ancora a tutti e a presto.